purtroppo mi ha dato la fregatura di morire 6 mesi prima di quando avremmo compiuto 60 anni di matrimonio. È dolcissima Gigliola, vedova del grande maestro, racconta aneddoti, la simpatia di Alberto Sordi, di come Scola lo aveva convinto a girare un film in Africa, degli inizi in Rai. Tutto raccontato nella grande mostra celebrativa al Museo Carlo Bilotti nel cuore di Villa Borghese, che rimarrà aperta fino all'8 gennaio. Una mostra eccezionale, non solo per i preziosi contenuti, ma perché lo stesso regista, prima di morire, aveva dato la sua benedizione ai curatori Marco Dionisi e Nevio De Pascalis, che l'avevano convinto con la forza del loro entusiasmo a dire sì ad una esposizione che mostrasse la grandezza del maestro nel suo insieme. Il traguardo principale è che fosse piaciuto a lui. Lui ha avuto una vita molto, molto complessa, si è occupato di tante cose, non ha fatto solo il regista, e questa mostra è un po' un racconto della sua avventura esistenziale, per cui dalla formazione era disegnatore, poi è diventato sceneggiatore, poi è diventato regista, è sempre stato molto impegnato nelle battaglie civili e politiche, quindi tanti argomenti. I film, naturalmente, i suoi capolavori immortali, le sceneggiature, le caricature, l'impegno politico, l'amore per Roma, città d'adozione, 9 sezioni cronologiche e tematiche che dicono tanto dell'artista e dell'uomo che non pensava, ha detto a sua figlia, di essere così amato e che sarebbe stato felice di saperlo.